esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio. Passo laterale più alzate laterali. Via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Non piegare la testa. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Jumping jack. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non saltare e porta i piedi lateralmente uno alla volta. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Stacchi ad una gamba più ginocchiata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Fai attenzione a non piegare eccessivamente il busto in avanti per non perdere l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba sollevata. Tienila sempre in linea con la schiena. Cinque, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Piegamenti laterali del busto. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Fai attenzione a non inarcare o piegare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Non sollevare le spalle, tienile rilassate durante tutto l'esercizio. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Plank alta, apri e chiudi gambe. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, porta lateralmente una gamba alla volta senza saltare. Non sollevare troppo il sedere durante il saltello. Schiena e glutei devono rimanere bassi per concentrare il lavoro nella zona addominale. Fai attenzione a non piegare il collo, la testa deve rimanere sempre in linea con la schiena.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Sumo squat con tocco del pavimento. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare o inarcare la schiena. Mantienila sempre ben dritta per evitare problemi. Tieni gli addominali ben contratti durante tutto l'esercizio. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch con tocco alle caviglie. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, tieni le gambe flesse e i piedi poggiati al pavimento. Non sollevare la zona lombare dal pavimento. Non sforzare il collo, per aiutarti fissa il soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Non piegare né inarcare la schiena, per mantenere il busto eretto guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Estensioni gambe seduti. Tre, due, uno, via. Se non riesci, poggia i talloni al pavimento dopo l'estensione delle gambe. Non oscillare, guarda un punto fisso avanti a te durante tutto l'esercizio. Non inarcare la schiena, contrai gli addominali per avere maggiore stabilità. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch laterale completo in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch incrociato gamba tesa. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. 5, 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale completo con calcio laterale. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui crunch laterale completo in piedi. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, plank and jump. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, porta le gambe avanti senza saltare. Non inarcare la schiena mentre hai le gambe distese, per riuscirci tieni l'addome contratto. Non piegare le braccia durante i salti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, squat più sollevamento punte. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, non superare mai le punte di piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch laterale a terra. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare il collo in avanti per aiutare la spinta. Per riuscirci, guarda un punto fisso sul soffitto durante il movimento. Cinque. 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via!
Non inarcare la schiena, tieni l'addome ben contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Non darti lo slancio con le braccia mentre sali. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, twist in piedi. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale ed evitare traumi. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Mantieni sempre addominali e glutei ben contratti. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, jump squat. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Evita impatti troppo violenti con il pavimento nella fase di discesa. Per riuscirci, atterra sempre sulle punte. Non piegare o inarcare la schiena durante l'esercizio. Per evitare errori, mantieni l'addome ben contratto. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, crunch cross con distensioni. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia delicatamente il tallone a terra quando distendi la gamba. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Per riuscirci, tieni l'addome ben contratto. Non sforzare il collo. Guarda un punto fisso avanti a te per mantenerlo rilassato. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, crunch completo in piedi, gamba tesa. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni la gamba piegata e tocca con le mani il ginocchio. Mantieni spalle e testa dritte durante tutto l'esercizio. Per riuscirci, guarda sempre un punto fisso avanti a te. Fai attenzione a non piegare la gamba quando la porti su. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento gambe alternate. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Fai attenzione a non sollevare la zona lombare dal pavimento. Tieni l'addome ben contratto per riuscirci.
Non portare le gambe giù troppo velocemente, controlla il movimento per massimizzare gli effetti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Jumping jack più squat. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, esegui uno squat semplice. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali di glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Via! Prossimo esercizio. Twist a terra. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia la zona lombare al pavimento e tieni sollevate solo le spalle. Fai attenzione a ruotare solo il busto. Per aiutarti, mantieni lo sguardo fisso di fronte a te. Tieni gli addominali sempre ben contratti per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Squat ad una gamba. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega almeno la gamba poggiata. Ricorda, per mantenere l'equilibrio è importante che i glutei ed addominali siano sempre ben contratti. Se non riesci, aiutati poggiandoti ad una parete. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non spostare lateralmente il ginocchio durante la discesa. Fai attenzione a tenerlo sempre in asse con il piede. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale completo. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, non sollevare la gamba e concentrati sul busto. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sumo squat più crunch laterale. 3, 2, 1, via.
Se non ce la fai, scendi meno nella fase di squat. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi. Attenzione a non piegare il busto in avanti, le spalle sono in linea con il bacino. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare lateralmente il collo per non sforzarlo. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, sit up più contrazione. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, tieni le gambe piegate con i piedi a terra. Non inarcare la schiena, tieni l'addome contratto. Non piegare il collo, per riuscirci guarda un punto fisso avanti a te. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più passo laterale. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, rotazione con pugno alto. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, rallenta il ritmo. Quando scendi, non superare mai le punte dei piedi con le ginocchia per evitare problemi alle articolazioni. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni addominali e glutei sempre ben contratti. Non ruotare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere in asse con i piedi. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, crunch incrociato, gamba tesa. 3, 2, 1, via! Se non ce la fai, puoi poggiare il tallone a terra prima di effettuare una nuova contrazione. Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento. Cinque. 4, 3, 2, 1, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non aiutarti facendo forza sul braccio che resta a terra. Cinque, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, crunch laterale con tocco alle caviglie.
3, 2, 1, via! Non sollevare mai la zona lombare dal pavimento, mantieni gli addominali in contrazione per non commettere errori. Non sforzare il collo, puoi aiutarti fissando un punto sul soffitto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Corsa con ginocchia alte più squat. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, evita di fare gli squat. Non poggiare a terra il tallone, termina la discesa sulle punte. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non piegare né inarcare la schiena. Per mantenere il busto eretto, guarda un punto fisso avanti a te e contrai gli addominali. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, squat. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, piega meno le gambe. Quando scendi, fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia. Non inarcare la schiena durante l'esecuzione. Per farlo, mantieni gli addominali dei glutei sempre ben contratti. Quando scendi, non piegare le gambe verso l'interno o l'esterno. Le ginocchia devono essere sempre in asse con i piedi. Fai attenzione a non sollevare i talloni dal pavimento. Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Mountain climbers. 3, 2, 1, via. Se non ce la fai, poggia il piede al pavimento quando lo porti avanti. Non piegare la schiena, mantienila parallela al pavimento. Contrai l'addome per avere maggiore equilibrio. Non piegare o inarcare il collo durante l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Crunch inverso. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni le gambe già sollevate ed effettua solo la rotazione del bacino. Fai attenzione a non inarcare la zona lombare quando avvicini i piedi a terra. Per farlo, mantieni l'addome contratto. Controlla il movimento per evitare problemi alla schiena. Cinque. 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Crunch cross.
3, 2, 1, via! Se non ce la fai, poggia i piedi a terra. Durante l'esercizio non sollevare la zona lombare e mantieni l'addome contratto. Non piegare il collo, fissa il soffitto per non sforzarlo. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, the hundred. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, puoi tenere le gambe flesse a 90 gradi. Mantieni sempre le gambe tese e la zona lombare aderente al pavimento. Per riuscirci, tieni i muscoli dell'addome ben contratti durante tutto l'esercizio. Per non sforzare il collo, mantieni lo sguardo verso il tuo ombelico. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio, stretching le psoas. Via! Spingi leggermente il bacino in avanti per aumentare la distensione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione, il ginocchio flesso deve essere in asse con la punta del piede. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, stretching femorali. Via! Non piegare le gambe durante tutto l'esercizio, così da mantenere costante l'efficacia. Non piegare il busto, tienilo sempre ben dritto. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Prossimo esercizio, stretching glutei. 3, 2, 1, via! Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, stretching braccia, spalle e pettorali. 3, 2, 1, via! Fai attenzione a non piegare la schiena. Per aiutarti, guarda un punto di fronte a te. Cinque,
4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Allungamento schiena. 3, 2, 1, via. Non guardare davanti, rilassa il collo portando la fronte alle ginocchia. Non piegare le braccia, tienile sempre ben distese. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.